Ok, seconda prova, speriamo di non fare la terza. Qui Marco da Bangkok, ora vi spiego ciò che ho capito oggi bene dell'Ucraina. Mi mancava un anello, oggi l'ho trovato e quindi è che spiega non solo l'importanza dell'Ucraina, ma perché l'importanza di tutto il braccio di ferro che c'è adesso tra appunto tutto l'asse USA, Unione Europea, NATO e Inghilterra da una parte e dall'altra la Russia. Allora, ve lo spiego subito. Fino adesso, praticamente le elezioni in Ucraina ci sarebbero state l'anno prossimo, quindi insomma fare 100 morti, anche se non gliene frega niente a nessuno, adesso sono stati gli ultimi accordi, infatti poi spiegherò anche gli accordi esattamente cosa prevedono, sono state chiamate adesso a dicembre, però con altre cose che infatti poi vi spiego dopo. Praticamente, ecco, e io ero convinto che proprio per esclusione, cioè il motivo di questa fretta da parte degli americani, infatti hanno mandato 5 miliardi di dollari, hanno mandato un McCain, il senatore, a fare il Maverick in avanscoperta, e io non so qual è il motivo di questa fretta, ero ormai convinto proprio, non so, per esclusione, che fossero appunto degli importanti contratti energetici che l'Ucraina non ha firmato con nazioni occidentali, ma bensì con la Russia, che infatti questo è per dire è stato il motivo vero di tutti i casini in Grecia, Cipro, Siria, Iraq, Iran, insomma, una storia lunga, ma rimaniamo sull'Ucraina. Quindi ero convinto che fosse questo, poi infatti stanno praticamente pagando e destabilizzando, stanno pagando i neonazi di Zobova per destabilizzare il governo, per cercare di mettere subito un presidente che fa comodo a loro. Però il motivo principale appunto non è questo, che di solito quelli sono petrolio, gas, oro, so perché tanto so, le truffe tipo quelle sulle commodity o il rigging price non le coprono i militari. Praticamente oggi ho capito il tassello che mi mancava per capire esattamente tutto. E qual è, ragazzi? Semplicissimo, la cosa più importante dell'Ucraina che si è parlato per tutti questi anni, qual è stato? Era questo qui, è il famoso scudo missilistico che l'Unione Europea, la NATO, doveva costruire in Ucraina, che ha quello là, praticamente, come lo chiamano gli occidentali, scudo missilistico di difesa. Vabbè, già scusa, un missile non mi sembra proprio una cosa da difesa. Quella era un'arma ovviamente d'attacco, infatti ormai l'abbiamo capito gli occidentali come mettono i nomi su tutte le cose. Quindi perché? Quindi l'Ucraina, il presidente che sta adesso, che dovrebbe finire l'incarico tra un anno, nei quasi 4 anni che è stato in carica adesso, stava lì che sì, sembrava doveva firmare, non firmare, insomma, però non aveva mai firmato questa cosa, cioè l'autorizzazione, infatti, cioè, va della NATO, la cosa, per costruire lo scudo missilistico. Perché? Perché in un eventuale, che ormai vi posso garantire che non succederà più, ma stanno facendo di tutto per farlo, non ci sarà, in un'ipotetica guerra appunto tra Occidente, tutto infatti l'asse NATO, Europa, USA, contro appunto tutto l'asse Cina, Russia, Iran, quella dal punto di vista militare più importante sono appunto ovviamente Russia e Iran, ma la numero uno è ovviamente la Russia. Quindi questa è l'importanza dello scudo missilistico in Ucraina, è un'importanza vitale. E quindi perché stanno veramente con la fretta addosso? Perché da un giorno all'altro, ragazzi, in America si stanno dando da fare tanti di quei generali, quelli veri, quelli d'onore, per cercare di arrestare tutta la compagnia di vari Bush, Rockefeller, il Congress e tutti i corrotti. E veramente ci possono, non so se ci possono riuscire da un giorno all'altro. Infatti, andate a vedere le notizie, gli ultimi mesi sono stati ammazzati tanti generali e cariche di alto livello a livello militare, proprio perché può succedere da un momento all'altro. E perché questa cosa è così importante, c'è una fretta? Perché ormai già adesso l'America non appoggia più militarmente Israele. Infatti, andate a vedere, la Libia è stata l'ultima cosa che hanno fatto, proprio, e l'hanno fatta sporca. Già in Siria hanno avuto anche il veto alle Nazioni Unite di Cina e Russia. Ma praticamente che succede in questo momento? Che l'asse è quello che finalmente sta per cadere, che deve cadere, che è quello che sta facendo di tutto per scatenare guerre ovunque, guerre a livello proprio mondiale, cioè Iran, Russia, ragazzi, attacchi quelli, è un macello. Praticamente, perché c'è i giorni contati? Perché deve approfittare adesso l'asse appunto sionista, cattolico, la parte marcia del Vaticano, non la parte buona. Perché? Perché fino a quando avrà un potere sulla potenza militare USA, allora avrà qualche chance ovviamente di vincere. Nel momento che perderà quello là, cadrà tutto il resto, tutto infatti economico, cosa, e cadrà, verrà presto come un domino. Quindi devono, finché hanno proprio i giorni contati, che avranno ancora la potenza militare USA, che riusciranno, ma nemmeno tutta, a fare qualcosa,
devono approfittare e quindi è quello, stanno con la fretta, infatti la fretta di far cadere sul tuo governo, mettere un altro al loro conto, non era quella come ormai ero sicuro appunto degli accordi energetici, bensì appunto dello scudo missilistico. E quindi ora praticamente l'altro importante aggiornamento qual è? Che io appena ho visto che sono stati siglati dei contratti, degli accordi di larghe intese tra maggioranza, presidente, diciamo ipotetico, uscente, opposizione, cosa, per forza dell'abitudine ho detto raga, questa è una vittoria della CIA, non del popolo ucraino. Invece no, l'ho analizzata bene e invece è stata una mossa intelligentissima, infatti tanto intelligenza che secondo me non l'ha fatta Yanushenko ma gliel'ha detta Putin, che presenta addirittura anche liberato quella che era stata imprigionata nel 2004, che diventa un punto un'altra avversaria candidata premier, e quindi che fa a settembre, si chiamano le elezioni ma non si faranno prima di dicembre, e che succede? Che ha fatto apposta così adesso ci saranno tre partiti tipo al 15, 20, 25%, di cui solo uno è in mano per dire agli occidentali, e gli altri, quindi diventerà più difficile fare tutto manipolazioni, destabilizzazione, cose, quindi una mossa intelligentissima. Vabbè, chiudo, dai, ancora non salvo il video, però già questo qua spiega un bel po' di cose, me ne ero segnato un altro po' da cose, quindi ragazzi stanno veramente alle sogliole, questa è la time frame, per questo il fatto dell'Ucraina è importantissimo, come anche per dire ormai la Siria era la scusa per l'Iran. Vabbè, mo fammi chiudere, che comunque ragazzi sappiate che questi non comandano più niente, ormai a parte la stampante delle cose di soldi, cose create dall'Immacolata Concezione, questi non comandano più niente. Stanno veramente alle strette, per questo ora hanno la fretta di fare la cosa in Ucraina. Vabbè, chiudo tutto, dai, chiudo tutto. Questi non comandano più niente, ragazzi, state tranquilli.